Natale. A te. Io presento lui, lui presenta me. È un grande onore per me oggi averti qui, Massimo, e volevo che tutta la sala rispondesse con un grande applauso a questa lingua che non è stato non soltanto di sostegno per la nostra città, ma anche di grandissima speranza, di grandissima attestazione di possibilità. Massimo ha fatto sognare tanti di noi, ha fatto sognare tanti di noi l'anno scorso con questa voglia di cambiamento che ha attraversato l'Italia e che siamo sicuri sta aspirando forte anche in Sicilia, e l'ha fatta entusiasmare ancora di più, perché sapere che c'è stato un sindaco così giovane che sta impegnandosi per cambiare un'altra città in un'altra isola importante, quella della Sardegna, è un messaggio straordinario per Palermo e per l'Italia intera. Grazie Massimo per essere qui con noi. Grazie a voi. Grazie a voi per, innanzitutto perché mi consentite, spero, di contribuire a una promessa che ho fatto al presidente napoletano. Tutto il recente a Cagliari è meglio, sei il sindaco più giovane, un capoluogo d'Italia, sono primatiche, è bene perdere nel più breve tempo possibile. E mi auguro che il primato e il testimone, e in questo sono tutti impegnati, così, lo trasferisco volentieri, lo consegno volentieri. Avrò piacere di consegnarlo volentieri a maggio a Fabrizio Ferrandelli, perché è bene perdere i primati, nel senso della giovane età e del rinnovamento. E in questa dimensione è un piacere doppio, innanzitutto venire a fare una parte, un pezzo di campagna elettorale, dare il mio contributo a una giovane candidata a carica di sindaco di una grande e importante città del Mediterraneo. E poi visitare nuovamente un'altra delle più belle città del Mediterraneo. Lo dico da figlio di insegnanti di storia dell'arte. Non da tutti. Lo dico per me, Palermo, la Sicilia, sono le donne e gli uomini della storia migliore del nostro paese. Di parte della storia migliore della nostra. Dal risorgimento alle battaglie per la terra, ai sacrifici, ai lutti, e la capacità di queste terre, la Sardegna come la Sicilia e quelle isole, di sapersi risollevare anche nelle difficoltà, quelle peggiori, quelle che avrebbero tolto le speranze a chiunque, ed è la città del barocco, la città del liberty. E io spero che, così come ho sentito dai vostri racconti, da quelli dei candidati, in una lista composita e complessa, così come è composita e complessa la società, che né più né meno quella vista, questa vista sa interpretare avendo accolta al proprio interno. Ed è poi giusto quello che diceva Francesco Forgione: i partiti non servono se non riescono ad aprirsi alla società, se non riescono a accogliere pezzi della società, parti, fino ad accogliere di tutto che compone la società al proprio interno, altrimenti hanno perso la partita prima di averla, di essere devo dire che oggi sono particolarmente emozionato non soltanto per la presentazione di questa lista che rappresenta davvero la sintesi di percorsi, la sintesi di un progetto, ma anche per il luogo all'interno del quale siamo. Io non posso non dimenticare che tutto è partito proprio da qui, da questo cinema impero, da questo cinema impero. Non posso non dare un saluto particolare a Giuseppe Valenti, a Tommaso Lima, anche lo stesso Gianni, che in tempi non sospetti hanno creduto a questo percorso. E quanto caos, quanto trambusto, quando nell'ottobre dello scorso anno il movimento Palermo Più, che oggi costituisce la lista di Palermo per Ferrandelli con Vendola, chiese insieme alle 36 associazioni che raggruppava, chiese proprio a me, in qualità di rappresentante dei movimenti, della lotta, di poter essere candidato sindaco alle primarie. E ricordo quanto caos, ma quanta speranza, quante trasformazioni sono state fatte in questi mesi, persone che hanno reagito con entusiasmo, persone che hanno avuto il coraggio di abbandonare anche sentieri conosciuti, sentieri forse più sicuri e protetti, ma per
vivere la bellezza degli spazi aperti, perché molto spesso dobbiamo dirci in questa città non è mancata la libertà, sono mancati gli uomini e le donne libere, che è cosa differente. Allora, uomini e donne libere che hanno preso scienze, ricordo un passo indietro, che mi fu chiesto, il passo indietro è la minaccia un passo indietro li buttiamo fuori dal partito che è costruito. Bene, sono oggi ancora più orgoglioso di aver fatto 100 passi avanti insieme a voi, di essere qui e di aver vissuto questo grande movimento di partecipazione del movimento delle primarie. Sono contento che si dica che le primarie sono state una grande opportunità di cambiamento, che sono un grande indicatore di cambiamento. 30.000 palermitani, 30.000 palermitani che hanno fatto ore di fila in gazebo per esprimere veramente quello che pensano su questa città, sugli uomini e le donne che devono guidarla, sugli obiettivi da potersi proporre. 30.000, quasi il doppio rispetto alle ultime primarie, quelle del 2007, un dato importante da non poter sottovalutare, e un rispetto importante a queste persone, ai patti e agli accordi che queste primarie hanno sancito tra noi, e soprattutto la bellezza di quello che sta accadendo. Qua dentro io ho visto molti volti, ma sono volti dell'emergenza di questa città, volti dell'impegno di questa città. Non ho visto all'interno di queste sale, lo stesso non si può dire all'interno di altre sale, persone improvvisate. Qua dentro ho visto le facce degli uomini e delle donne che in questa città hanno tenuto alta la speranza, hanno tenuto alto l'orgoglio, tenuto la dignità all'interno delle battaglie civili e delle battaglie civiche, che hanno rappresentato ancora un punto di riferimento, un punto di speranza, quel punto di speranza e di possibilità che oggi è più vicino, che ha 20 giorni, che è alla portata, che grazie al nostro entusiasmo può tornare a vivere nelle case, nelle strade, nei quartieri, nelle borgate. Uomini e donne che si stanno impegnando per condividere scelte di responsabilità sul governo della città. E noi abbiamo lanciato un messaggio: non crediamo assolutamente nei salvatori della patria, crediamo nelle sinergie tra le persone, perché questa città ha le energie, le intelligenze e le competenze per farcela da sola. Non abbiamo bisogno che l'aiuto arrivi da lontano. Vedo anche un altro dei nostri assessori designati, vedo Titti De Simone, che è qui presente in sala e che ha condotto tante battaglie in questa città, non soltanto per i BDC, ma anche per il movimento dei cantieri che vogliamo, per i movimenti della cultura. Compagni di lotta, Antonella Monastra, la capolista dell'altra lista, che lascia un messaggio importante, quale partecipante delle primarie, quella partecipante delle primarie che ha dato un segno di rispetto a questo percorso e a questo progetto dei 30.000 palermitani. Uomini e donne normali, uomini e donne che hanno messo da parte anche le proprie professioni, i propri affetti per qualche tempo per costruire progetti solidi e importanti. Giuseppe, Dilo ancora ai tuoi familiari, lo diciamo anche ai tuoi collaboratori, questa città dovrà rinunciare a te all'interno perché dovrai fare parte della squadra di questo progetto di integrale. Non possiamo assolutamente non pensare che questo percorso di aggregazione tra uomini e donne in questa città la sogno diversamente non possa comportare punte avanzate anche all'interno dei progetti dell'amministrazione. Lo stesso Tommaso Lima, Tommaso, potrai ancora contribuire con la tua professione, la tua capacità e le tue competenze ad illuminare i percorsi di questa città. Io devo interrompere il candidato perché è più forte di me, scusatemi, ma quando 4 anni fa Giuseppe Valenti mi ha raggiunto a casa e si è presentato a me, io appena sei andato da casa ho detto a mia moglie: è andato via sicuramente un professore di ginecologia, un esperto, ma anche uno che con la testa non ci sta, perché dico, mi ha detto, noi tra 5 anni dobbiamo governare questa città. Io questo ho dovuto creduto in un modo tale che poi dopo 1 anno, 2 anni non c'è a crederci un po' anche io, quindi devo... Ecco, se oggi siamo qua è grazie a questo uomo che tra l'altro facendo una vecchia battuta è molto vicino a noi gente dello spettacolo, perché sia io che lui lavoriamo là dove gli altri si divertono. Allora, grazie Gianni. Allora questo messaggio di speranza, il coraggio anche di Selle, che non possiamo assolutamente
non ricordare la fierezza di poter avere in questo percorso un partito importante della sinistra. E cosa vogliamo fare? Vogliamo sì cambiare questa città, ma vogliamo farlo facendo proprio quel patto fra i figli, i genitori e i nonni di questa città per cambiare questa città. Perché è vero, bisogna trattenere qui questa terra quei 15.000 talenti che ogni 2 anni sono costretti ad abbandonare i nostri territori perché non trovano opportunità. Opportunità che devono arrivare dalle fonti rinnovabili, dalla riqualificazione del nostro mare, dalla riqualificazione del nostro territorio che davvero ha bellezze naturali e artistiche di grande rilevanza. Una città che deve tornare a vivere a partire dai quartieri, quella centralità dei quartieri. Nessun quartiere deve sentirsi più periferia, ogni quartiere deve diventare centrale, centro di vita, centro di servizi, centro di possibilità, con quelle scuole aperte 12 ore al giorno, che devono essere quelle luci certe che indicano posti di aggregazione in città, il tempo pieno nelle scuole, l'attenzione ai bambini che ci sono già oggi e che sono i cittadini del domani. E dall'altra parte una cosa dobbiamo dirla prima di concludere questo intervento: la sfida che ci apprestiamo a vincere è una sfida importante per Palermo, perché dall'altra parte c'è anche un altro giovane che dovrebbe rappresentare le stanze di cambiamento di questa città, ma che sta portando dietro di sé tutti gli uomini e le donne che insieme a Cammarata hanno distrutto questa città. Diciamocelo anche che accanto a Costa ci sono tutti gli assessori e i consiglieri comunali che insieme a Cammarata hanno distrutto la città. Ci sono altri 2 candidati a sindaco che sono stati... Che si chiama Alessandro? No, si chiama Massimo. Ho visto Alessandro Magno. È vero. E dall'altra parte abbiamo altri 2 candidati che sono... i candidati che sono stati assessori dell'amministrazione Cammarata. Abbiamo la Caronia che è stata vice sindaco dell'amministrazione Cammarata e lo stesso Aricò che è stato assessore alle aziende partecipate del comune di Palermo. Noi sappiamo quanta preoccupazione danno oggi a noi le aziende partecipate. Allora diciamoci anche chiaro, un uomo solo, tutto sudato, non lo poteva nominare. È chiaro che Cammarata è stato in compagnia e noi dobbiamo ricordarci i volti degli uomini e delle donne che condiviso questa città. E dall'altra parte, proprio perché un uomo solo tutto questo danno non poteva farlo, un uomo solo non può cambiare questa città. Serve la forza e l'entusiasmo di una squadra, serve la capacità di mettere insieme, del parlare al plurale, di dire noi e non di continuare ad ascoltare tanti io che in questi giorni, in queste settimane tornano ossessive nella mente dei palermitani. Io è debole, io è fragile, io non garantisce progettualità. È in noi che dà forza, che dà compattezza, che dà la possibilità di avere prospettiva, di avere progettualità, di poter resistere al tempo, di poter consentire che cambiata l'amministrazione i processi restino intatti. E questo lo dobbiamo dire, anche se noi parleremo soltanto di programmi e soltanto di progetti. Chi non accetta i risultati democratici, chi pensa che le regole valgono soltanto quando vanno bene a sé e quando non vanno bene a sé, gli altri che non rispettano le regole non sono buoni, chi tradisce il patto con gli elettori e con le primarie, chi non è capace di creare nuova classe dirigente, tanto da dover essere candidato da vent'anni a tutte le competizioni, non crede nel futuro e non ha il diritto di poter governare questa città. E noi questo lo vogliamo dire perché dobbiamo pensare non alle prossime elezioni, pur sapendo di aver avuto un passaggio e un passato glorioso, una città che non ricorda il proprio passato, una città che non può costruire il proprio futuro. Noi abbiamo avuto un ottimo passato, dobbiamo ricordarlo, facendo il bene, forgione a ricordare che veniamo fuori anche da momenti di cambiamento. Quella primavera è stata una grande speranza per la nostra città, ma la primavera del 2012 sarà differente dalla primavera del 93, perché le stagioni passano e noi dobbiamo pensare non alle prossime elezioni ma alle prossime generazioni, perché abbiamo quest'obbligo morale con questa città, dobbiamo dare continuità, dobbiamo continuare a dare speranza e fiducia a tutti gli altri, così come fanno gli ottimi sindaci nelle ottime città. Campanino ha dato il testimone a Fassino, lo stesso Rosario Diocetta, prima di andare al loro Parlamento, ha assicurato di avere un altro sindaco che desse continuità alla propria amministrazione. Allora noi vogliamo dare continuità a questa città, vogliamo che il buon governo
non sia soltanto un episodio, una stagione, ma che diventi finalmente prassi per l'amministrazione del bene comune di questa città. Noi pensiamo di avere insieme a voi le forze, le energie e risorse per farcela. A Palermo ne ha le competenze, la bellezza, appelliamoci alla nostra dignità e alla fierezza di appartenere ad una città bellissima